Per il secondo anno consecutivo, la squadra del Billard Café di San Giuseppe Jato, guidata dall'alcamese Francesco Orlando e capitanata dal fuoriclasse belga Eddie Leppens, ha vinto il titolo italiano di carambola a tre sponde per club. I quattro, dopo il successo nei campionati disputatisi al Palabiliardo di Alcamo, accederanno alla Coppa d'Europa che si svolgerà in Portogallo. È stato Orlando a centrare l'ultima vittoria dei quattro confronti di finale. La sua gara, infatti, è stata più lunga rispetto a quelle di Leppens, Sciacca e Longo, tutti vincitori. Presenti alla premiazione i vertici della federazione, dal presidente federale Gibertoni al responsabile nazionale della sezione carambola Ivaldi. Sempre in Sicilia, ma a Caltanissetta, si terranno adesso i campionati assoluti individuali, che vedranno come favorito numero uno il solito Marco Zanetti. Nel campionato a squadre di Alcamo ha vinto tutti gli incontri, ma i suoi compagni non sono riusciti a portare a casa molti altri punti. Lo stesso Bolzanino si è aggiudicato il trofeo per la migliore serie, 12 carambole consecutive. E passiamo al sollevamento pesi. Oltre 200 partecipanti, dai giovanissimi ai senior, maschi e femmine, hanno preso parte al terzo Open regionale di pesistica, una due giorni, sabato e domenica, che ha portato il meglio della forza fisica al Palagrimaudo di Alcamo. Tre i successi dei pesisti alcamesi, appannaggio due di donne e uno di un uomo. Margherita Emiliano, nella categoria 45 kg, si è notevolmente migliorata, acquisendo quasi certamente un posto per partecipare ai campionati assoluti. Vittoria pure per Sofia Lipari nella categoria 55 kg. Fra gli uomini, fra i colossi fino a 96 kg, ha primeggiato un altro alcamese, Manuel Milazzo, che ha preceduto il concittadino Andrea Barone, già qualificato per le finali nazionali Under 17 Angelo Milone, che nell'Open di Alcamo sabato si è esibito senza puntare sui massimali. Abbiamo avuto più di 250 iscritti tra maschile e femminile nel sabato e domenica, ottimi risultati, la pesistica in crescita, principalmente anche nella provincia di Trapani. Alcamo ha una bellissima realtà per quanto riguarda la pesistica. Questa è una gara di qualificazione per i campionati italiani assoluti che sono il prossimo mese a Roma. Quindi molti di questi ragazzi riusciranno a qualificarsi per il campionato italiano assoluto. Questi ragazzi sono molto forti, i trapanesi, diciamo nella provincia di Trapani, in tutto l'Interland hanno questa vocazione, la forza sarà il sole. Lo sport serve tantissimo ai giovani perché li forma, li rende forti e sani. E chiudiamo con la pallamano, perché domani per Alcamo arriva il giorno della verità. Il set di Randes, dopo aver fallito settimana scorsa il primo match point con Agrigento, domani sera al Palagrimaudo con Mascalucia avrà bisogno anche di un solo pareggio per vincere la B ed essere promossa in Serie A Bronze. Per Alcamo quindi non ci sono alternative contro i mascalucesi, avversari di sempre. I valori in campo comunque sono del tutto in favore degli alcamesi, primi in classifica, mentre gli etnei si trovano in sesta posizione. Come dire che soltanto Alcamo potrebbe complicarsi la vita contro un avversario comunque da non sottovalutare. Una sconfitta netta ad Agrigento, partiamo da questa, può avervi creato problemi per la vittoria finale del campionato? Io credo di no, perché comunque la squadra c'è, e i giocatori purtroppo quel giorno non c'erano, e la difesa era molto larga, e i giocatori poi con dei fischi arbitrali contro si sono agitati, quindi due minuti, e ha causato il risultato. E poi devo dire che noi saremo pronti per la partita di Mascalucia e spero che comunque ci sarà pubblico, perché noi abbiamo veramente del bisogno per avere come si dice, l'ottavo uomo in campo per vincere questa partita. Beh, tu diciamo che ad Agrigento hai fatto il tuo bel compitino, sei stato tra i migliori in campo. Sì, io sono stato tra i migliori in campo, però come si dice, uno da portiere deve sempre assicurare alla propria squadra, come si dice, una percentuale di parate ogni partita. Io non so la percentuale che ho fatto, però il mister mi ha fatto i complimenti e devo dire che ancora purtroppo devo ancora lavorare per arrivare a risultati maggiori. Allora, domani c'è questo appuntamento con Mascalucia, è l'avversario storico di Alcamo, però insomma quest'anno la differenza dovrebbe essere tutta a favore vostro. Allora, in teoria la partita sarebbe dal nostro favore, però come si dice, la dea bendata esiste, se dovrebbe girare contro di noi la partita la dovremmo vincere.